È una delle opere più rappresentate al mondo e costituirà, insieme al Cenerentola di Gioachino Rossini, il titolo di spicco della stagione lirica del Teatro della Fortuna. Parliamo di Tosca di Giacomo Puccini, che sarà rappresentata per gli studenti in anteprima alle ore 17 di giovedì 30 novembre e per il pubblico alle ore 20:30 di sabato 2 dicembre. Sul palcoscenico un cast di giovani già avviati sulla strada del successo. Tosca sarà soprano Monica Zanettin, Mario Cavaradossi il tenore Vincenzo Costanzo, Scarpia il baritono Federico Longhi. La regia è di un nome che non si dimentica, quello di Renata Scotto, che l'ha curata come ultima sua opera prima di morire all'età di 89 anni. Un'opera dunque da non perdere, che è stata presentata nel foyer del Teatro Fanese con l'apprezzamento dell'assessora alla cultura Cora Fattori, dal direttore della rete lirica delle Marche, Alessio Vlad, e dal maestro Giovanni Di Stefano, che dirigerà l'Orchestra Filarmonica Marchigiana. Quest'anno è cominciata la rete ad Ascoli, sta proseguendo a Fermo e finirà a Fano. Una programmazione che valorizza anche i giovani. Deve essere il trampolino per i giovani, ovvero deve dare l'occasione a dei cantanti di nuova generazione di misurarsi con dei ruoli impegnativi, come per esempio sono i ruoli dell'opera di Puccini e dell'opera di Rossini, avendo le migliori condizioni di lavoro per quanto riguarda le prove e soprattutto anche per quanto riguarda un confronto con i direttori d'orchestra e i registi che li guidano. Maestro Giovanni Di Stefano con l'Orchestra Filarmonica Marchigiana, protagonisti di questa versione di Tosca. Una versione, maestro, che finalmente viene proposta al pubblico nel modo tradizionale. Non ci sono interpolazioni, non ci sono fughe in avanti e quindi anche l'orchestra si adegua a questa impostazione registica. Sì, abbiamo avuto la fortuna di avere una regista, quando è nato questo spettacolo, di eccezione, Renata Scotto, che è stata una grandissima interprete, un soprano che ha calcato le scene dei teatri di tutto il mondo, è stata la regina del Metropolitan per più di 30 anni, che ci ha insegnato tantissimo a tutti, una professionalità, un rispetto per la musica, e abbiamo cercato di lavorare in questo senso con l'orchestra, con il coro, con tutte le maestranze, una bellissima produzione. Assessore Fattori, la Fondazione Teatro della Fortuna è una risorsa per la nostra città e la lirica, oltre alla prosa ovviamente, costituisce un valore aggiunto, vero? Assolutamente sì, una risorsa perché, come dimostrano i numeri, negli anni ha lavorato bene e le persone lo hanno capito, la città lo ha capito e sono cresciuti tantissimo abbonamenti e partecipazioni, e questa risorsa ha lavorato molto bene nel territorio anche con i ragazzi. Ricordiamo che Tosca andrà in scena il 30 novembre proprio con una rappresentazione pomeridiana dedicata alle scuole, cosa affatto scontata. È un investimento per la fondazione, ma un investimento che poi torna e dà i suoi frutti ampiamente all'interno della città e della cultura della città. E poi dopo il 2 dicembre la sera, per il pubblico più adulto o anche più giovane, non è detto, sarà possibile ammirare la messa in scena della Fondazione Rete Lirica delle Marche, altra grande risorsa che abbiamo voluto con tutte le nostre forze, aiutati dalla Fondazione Teatro.